eccoci ancora! Però vi voglio fare una sorpresa. Come si chiama sto prosciutto? Prosciutto Bazzone. Ah, Bazzone. Garfagnana. Ah, bene, risale al 1800, pensate. Pensate che, però sono prosciutti un po' grandi, però sono bellissimi. Guardate, adesso io me lo devo affettare. Ma noi che andiamo a fare? Che piatto facciamo oggi? Facciamo la garmugia. Ah, è il famoso piatto sì. della lucchesia sì. che serviva proprio per tirarsi fuori dalla malattia, cioè chi sta per l'alta borghesia, perché era un piatto molto ricco. Però si usava in modo particolare il mese di primavera, cioè il mese di maggio, aprile, dove c'erano fave, piselli, e come a Roma fa la scafata. Guarda, guarda che roba. Ah, scusami, ci mettiamo, invece di mettere l'olio, ci metti un po' di... Guarda, così. Tritano un po', tritano un sì. po', tritano un po', battilo un po'. Ah, guarda che bello. Guarda. Ah, guarda il prosciutto. Guarda il prosciutto. Come si chiama? Bazzone. 1800, eh? Bene. Mette il nostro buono. Lardo. L'hai messo il bazzone dentro? Sì. Allora, fai il cipollo. Cipollotto trito. Bene. Fanno trito, trito bene, eh? La Garfagnana è vicino Barga, il paese di Giovanni Pascoli. Allora, io tanto il giro qui, eh? Sì, sì, sì. Ah, sentite che profumo. Senti che aroma, senti che aroma. Allora, via cipollotto a me. Basta, 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 basta. 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 Vai. Il lardo gli dà più profumo, gli dà più, eh? Le verdure. Verdure. Prima l'asparagi, via. Sì, asparagi. Via, che sono un po' più solidi, sì. via. Poi le fave. Sì, carciofi. Carciofi. Carciofi, vai. E piselli. E piselli, vai. Leggermente, vai, un po' di carne di vitella, perché devo insaporire tutto, vedi? Brodo? No, aspetta un momento. Ma dopo, dopo, dopo. Ecco, fai cucinare la pancetta, però sì. noi prendiamo un pezzettino di vitella e la mettiamo a marinare nel ternero, guardate, loro mettono la carne lì, io invece la voglio fare insaporire bene a parte. Dai. Aggiungere dall'acqua, dal tè? Dal tè, via. Ternero che abbia... un aroma molto forte, vedete? La facciamo asciugare bene. Abbiamo preparato già questi cubi tostati e fritti. Mi serve un po' di olio. Sì. Che vedo che è un po' magretta. Guarda, ecco. Scommetto che te la mangeresti pure tu. Invece di mettere il brodo, io metto la marinatura della carne di vitella, il tè. Guardate. Vai. Vedi, metto il tè. Ci siamo quasi con la pancetta. Tu lo sai che... in Lucchesia c'è un produttore di tè meraviglioso. Va bene così, la pancetta? Sì, falla più croccante, guarda. Oh, vedi? Mettiamo un po' di pepe. Guarda, pepe, un po' di sale. Abbiamo fatta con il tè. Guarda. Bravo, croccante, così. Bravo. Qua, mettilo qua. Qui. Ah. Non si getta via niente in cucina. Guarda, guarda che... guarda, sentite, sentite. Ah, ah, senti che roba. Allora, noi andiamo a prendere la carne di vitella, che l'abbiamo marinata cruda. Eccola. Fina, fina. Fina, fina, eccolo. Vieni qua dove sta la carne. Questa non... la spengo? No, che devi spengere? Che devi spengere? Guarda, guarda che roba. Mi trovi la guarnizione, per piacere? Guarda, ecco qua. Ecco fatto, vedi? Questo. Uno, due, tre, fante, cavallo e re. Guarda, guarda che roba. Mi dai una foglia... Prendo il sedano. Mette del sedano? Sedano, la foglia del sedano. Bravo, la foglia del sedano. Vedi, io sto preparando questa carne che abbiamo fatto marinare nel tè. Possiamo mettere la garmugia nel piatto? Sì, eccola, guarda, eccola qui. Guarda che roba. Ah. Prendi il mestolo. Vai. Ecco fatto. Guarda. Guarda. Questa è la vitella. Questa è la vitella. Eccolo, con questo pane fritto. La pancetta, la pancetta croccante. Eccolo, sì, la pancetta croccante. Dammi un po' di pepe. No, dico, che meraviglia.
Scusami, postino sono sempre due volte. Prego, e vai. Garmugia. Lavare e mondare le verdure, affettare finemente i cipollotti, liberare dalle foglie più dure i cuori di carciofo, tagliarli a spicchi, quindi immergerli in acqua acidulata con il succo di limone. In una casseruola dal fondo spesso far scaldare un paio di cucchiai di olio e farvi rosolare i cipollotti, unire la carne macinata e far insaporire. Aggiungere tutte le verdure, salare, mescolare bene e lasciar cuocere per circa 5 minuti. Versare il brodo caldo fino a coprire e da quando inizia a bollire calcolare circa 40 minuti. Nel frattempo tagliare a listerelle la pancetta e rosolarla in un padellino antiaderente, unirla alla garmugia e mescolare bene. Il tocco di Vissani? Cubo di pane avvolto nella carne macinata cruda, marinata al tè nero.